Speriamo che nessuno si accorga di me. Thank you.
Rieccoti! C'è un messaggio per te. Viene dalle isole di Deno. Uno dei membri della setta è lì, Alexios. Si chiama Podarce. Cosa fai? Leggi i miei messaggi, Barnaba. Ho dato solo una sbirciatina. Hai trovato quello che cercavi ad Atene? Qualche indizio. Sarà per niente facile. Beh, è un buon inizio. Ora possiamo solo fidarci della via che gli dei hanno tracciato per noi. Non siamo i soli a cercare niente. Presente la setta che voleva uccidere Nicolao. E anche sulle mie tracce. Oh, non ha speranza contro di te. È poco ma sicuro. Siamo sicuri che sia una buona idea. Questa è una zona pericolosa. Potremmo incontrare dei pericoli. I mari sono pericolosi intorno a Ceo. Dobbiamo fare attenzione. Ah, perché Scilla e Caridi attendono sul fondo del mare, immagino. No, pirati, parecchi. Ah, solo pirati? Andatura a Remi! Spiegate quella vela! Remi in posizione! Preparate la nave per l'ormeggio! Thank you.
Dei, pietà! Tu vorresti pietà? Chi commercia gli schiavi sulla mia isola verrà marchiato come uno schiavo a sua volta e spedito in Attica in pasto al sistema dal quale voleva trarre profitto. Portate via questo rifiuto. Credevo che tutti i pirati fossero schiavisti. E tu saresti? Mi chiamo Alexios. Bene, Alexios. Tutti pensano anche che amiamo uccidere. Allora dimmi perché non dovrei ucciderti qui e ora. Sono qui per incontrare la grande pirata Xenia. Sei tu, vero? Mi piace come suona. Ma cosa vorresti fare dopo avermi trovata? Sono qui per fare un patto. Infiltrarsi nella mia città è un modo strano per presentarsi. Dovevo parlarti di persona. Non credo che i tuoi pirati mi avrebbero lasciato passare. Allora parla. Sto cercando una donna. Lasciò Sparta quando ero piccolo. Mi servirà qualche altro indizio, Alexios. Ha delle voglie sul braccio, che formano la costellazione dell'Aquila. Questa è un'informazione su cui posso lavorare. Chi è esattamente questa donna? È mia madre. Non la vedo da quando ero piccolo. E così la tua missione è trovare la tua famiglia? Una cosa del genere. Allora la tua strada non sarà semplice. È stata Aspasia a mandarmi da te. Aspasia? E perché l'avrebbe fatto? Ha detto che forse avevi informazioni per aiutarmi nella mia ricerca. Puoi avere qualsiasi cosa al giusto prezzo. E quale sarebbe il prezzo? Un debito che di certo potrai saldare. A che ti servono così tante dracme? Ho una città e delle persone da proteggere. La guerra non mi interessa. Voglio solo assicurarmi che non arrivi qui da noi. Beh, io non ho tutte quelle dracme. Mi sorprende, vista la tua professione. Come faccio a sapere che la troverai? Perché io conosco Mirine. Come sai il suo nome? Non è l'unica cosa che so. Non sarà facile ottenere tutte quelle dracme. Hai una nave e un equipaggio. Non ti serve altro per trovare lavoro qui a Corissia. E c'è una riserva di dracme nel forte dall'altra parte dell'isola. Mi inviti a rubare dalla tua stessa isola. Gli altri abitanti non vanno molto d'accordo con noi pirati. Il loro capo ha ammassato una fortuna. Almeno senza dracme saranno inoffensivi. Non ti preoccupare. Finché lavorerai per me, sarai uno di noi. Un pirata ti aiuta solo in cambio di una barca di dracme. Se voglio pagarla, devo trovare lavoro su quest'isola. Il possente non spartano è tornato. Non ho ancora le dracme, ma tornerò quando le avrò. Non c'è fretta. Se ti serve lavoro, parla con la mia gente in città. Sono certa che a molti serviranno i servizi di un bravo mercenario. Dovrebbe essere molto più semplice percorrere l'isola ora che nessuno cercherà di uccidermi a vista. Pensavo avesse imparato la lezione. Beh, sai perché. Peccato però. Quel carico chissà dove. Io direi in fondo.
Rematori in posizione! È bello vederti, comandante! È costruita per resistere alle peggiori tempeste e alle battaglie più dure, ma è su acque magnifiche come queste che dà il suo meglio. Più veloci! Ehi, in barca! Ci sono dei detriti nell'acqua!
Interessante. Pare che Xenia non controlli l'intera isola. Parte! È una zona davvero pericolosa.
Preparate la nave all'attracco! Con la creazione.